Io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E questa è una cosa mai successa prima, che sono commosso di potervi condividere. Mamma mia, quanto disagio. Salve popolo giocante, siamo tornati in studio perché lui ha finito le vacanze. Buon compleanno PlayStation 5! Buon compleanno! Ma perché c'è? Vabbè. Allora ragazzi, è inutile che festeggiamo il compleanno di PlayStation 5 perché ci state facendo la palla sui social, su Facebook, su Instagram, su tutte le testate giornalistiche del cazzo e della merda. Ci state rompendo i coglioni con Elden Ring perché infatti noi per essere... Così sul pezzo. Sul pezzo bisogna parlare di Elden Ring. Occorre. E chi è però il primo che ha parlato di Elden Ring? Miyazaki? No, è stato Evry Eye. Ah, perché, sì, con questo articolo, Evry Eye è sempre prima su tutto. Vedi questo articolo. Quando io faccio la cacca la mattina, il primo a saperlo. È sempre Evry Eye, sì, è vero. E con anche il primo a dirlo. Perché ci teneva a dirlo e continuo a battere. Ci stiamo giocando, adesso ve lo possiamo confermare. Ah, meno male, adesso posso andare a cacare. Hai sempre sul pezzo no, questa cosa, guarda, quando l'ho letto l'articolo, ora lo stiamo giocando. Vabbè, ma che ti sei perso quando è uscito The Last of Us, che c'era la chiunque che metteva la foto con ci hanno mandato il gioco, lo stiamo giocando, anche finiremo a noi ce l'hanno mandato, sì, infatti. No, ma il problema è che volevano creare, si cerca di creare questa aspettativa per una recensione, sì. Effettivamente, al di là di questo, aperto e chiuso parentesi, noi l'abbiamo visto il Elden Ring, l'hanno visto anche tutti quanti, praticamente il gioco è finito perché l'hanno giocato per talmente tanto tempo. No, non è finito, ma tu hai visto i trenini? Cioè, sì, visto che i mostri sono l'hanno giocato tutti ormai, praticamente l'hanno finito, sì, perché l'ha giocato Fossetti alla Milan's Game Week, anzi saluto, l'ho visto dal vivo, è stato veramente piacevole vederlo anche dal vivo giocare anche lì a Elden Ring. Poteva giocare qualsiasi cosa, tipo un Forza Horizon, ma non perché sono boxaro. No, però... allora aspetta, l'ha detto anche Dadobax, quando sì, tu parli, fai video su qualcosa che riguarda sì, l'universo Xbox, non li guarda nessuno. Ho capito, allora è inutile, va bene. Ma i motivi sono due, o perché non interessa, sì, e quindi perché tutti quelli che stanno su YouTube sono utenti PlayStation, o semplicemente perché chi è un utente Xbox sa già tutto, non ha bisogno di cretini che glielo dicano su YouTube. Poi chi ci ha giocato? Compresi noi. Ci hanno giocato i Player Inside, ci ha giocato Sabaku, ci ha giocato il mio salumiere che ha avuto la open beta. Come potete, cioè come avete visto dall'intro, ci ha giocato anche Sabaku con la sua espressione del tutto autentica. Assolutamente. Avrebbe sì, vinto un Oscar delle recite della quinta elementare. La cosa più bella di Sabaku è stato questo video. Guardate il length di questo video. 2 ore 05. Elden Ring, analisi dei 15 minuti. Cazzo! Un po' come Interstellar, ragazzi, cioè nell'universo di Sabaku i 15 minuti di Elden Ring durano 2 ore. Ma infatti vi ricordate le sintesi partita di Controcampo che duravano più delle partite? Sì, cioè, bellissima, piene, cioè, di inutilità come ma soprattutto questo video, ha sparlato per 2 ore, analizzato, quindi poi voglio sapere con che criteri, pixel per pixel, sì, lo dico la napoletana con la mia pessima dizione, pixel. Sì, comunque è stato molto sul pezzo, poi ha giocato. Quale ancora pezzo di chi? E poi c'è un video di Dadobax simpaticissimo, grande, in cui però molto scocciato, all'apice della sua carriera professionale, sì, in questo perché periodo hanno mandato anche lui il codice, è calma. Non è vero, io so che non gliel'hanno mandato. Ah, l'hanno mandato, ma eppure ha una PlayStation 5. Calma, di Elden Ring sappiamo troppo poco. Vedi? Andiamoci... Io l'hanno mandato, lui non sa niente. Andiamoci quindi piano con l'hype. Ma lui ha questa tendenza a generalizzare, cioè a proiettare su tutto il pubblico mondiale, non solo il suo, quello che sono i suoi sentimenti, le sue situazioni. Quindi lui sì, non ha avuto la beta e tutti sappiamo molto poco. No, Fossetti ne sa tantissimo. Se no di poi, io l'ho visto questo Elden Ring, noi l'abbiamo visto. Ed effettivamente è un'esclusiva PlayStation 2 che non ci aspettavamo
Cioè, io mi aspettavo questa, chissà che un graficone impressionante, che poi vanno a vedere, ah, le stesse animazioni di Dark Souls. Ma proprio non è che tu ci hai le stesse, sono proprio uguali. Cioè, le persone si devono, non si devono sentire spiazzate. Allora, io quando l'ho visto così di punto in bianco alla, sì, alla feroce, ho detto, cazzo, Dark Souls è una mod? No, è Elden Ring. No, Elden Ring. Però adesso ci diranno, voi non capite un cazzo, sono un sacco di nuove meccaniche. Sì, perché è un Dark Souls, però è un open world. Sì, con altre cose dentro. Perché quella era un open map. Però c'è anche la semi open map. No, open semi open map. Sì, sì. Vabbè, oltre al fatto che abbiamo visto un Sabaku piangente, sì, che è veramente autentico. Dopo il salice c'è il Sabaku. C'è anche il video dei QDSS per chiudere questa. QDSS? Chi? Quei due sul cazzo. Chi? Quei due sul cazzo. Sul cazzo a tutti. Era l'universo oramai. Che con la loro proverbiale simpatia fanno questo video Elden Ringo. Vabbè, ma avranno fatto la marchetta Eringo, PlayStation, come hanno fatto un po' tutti, vero Corrado? E davvero, lascialo stare, sei sempre in bocca a questo. E va bene, comunque sia, Elden Ring. Senti, Chiago, detto, hanno creato tanto hype su questo gioco e quando l'ho visto veramente mi sembra... Comunque non è vero, una cosa seria la voglio dire, cioè noi stiamo parlando di Elden Ring 2 settimane dopo che avete spolpato il cadavere. Sì. C'è una sola persona che riuscirà a campare altri 10 anni e quello è il motivo per cui secondo, sì, me piangeva davanti alla telecamera. Ed è Mike della Steppa. Sì, ma... perché se per 10 anni non ha fatto altro che giocare lo stesso gioco, inventarsi storie sullo stesso gioco, come io coi Lego, adesso Elden Ring lo porterà fino alla pensione, meno male che temeva traballasse. Quindi un applauso al fatto che Michael the Desert avrà la pensione pagata. Ah, no, della storia. Comunque parliamo un attimo della grafica di Elden Ring. Perché... quale grafica? Allora ragazzi, per me continuo a dire, mi sembra è un titolo cross gen, ma non pensavo che cross gen fino alla PS2, PS3. Però vabbè, parliamo di titoli e di grafica. Volevo anche... spezzare un'arancia in favore di un titolo Microsoft, e sai che io non ma è siamo che sotto sia... Natale, sotto Natale possiamo spezzare un mandarino, mandarino, un limone, quello che vuoi tu. È uscito tra le altre cose un gioco di merda che si chiama Forza Horizon. Ah no, ma che... è un gioco di guida, non so veri giochi. È un gioco di guida, sì, effettivamente un... si piange. Sì. Dove il signor Mottura in un tweet dice: ho fatto 2 ore a Forza Horizon 5. 2 ore. Cioè io tra le varie due... cose che si è fatto. E continua a essere più che mai indeciso sulla modalità da scegliere. A 30 fps è un gioco next gen con un'illuminazione fuori logica. A 60 si gioca semplicemente meglio, ma è un bellissimo gioco della scorsa generazione. Complicato, complicato. Allora, caro Mottura, allora, questo... io non sono un genio in italiano, però quando mi dici è un gioco next gen con illuminazione fuori logica, però a 60 si gioca semplicemente meglio, ma è un bellissimo gioco della scorsa generazione, io penso, bah, probabilmente a 60 sparisce l'illuminazione, quando probabilmente è l'unica cosa che non cambia tra nel motore grafico, tra la modalità qualità e la modalità performance. No, essendoci più frame al secondo, la sua retina danneggiata non riusciva più a percepire la stessa quantità e qualità di luce dei 30 fps. Sto dicendo una stronzata. Ma come ti viene da dire che è un bellissimo gioco della scorsa generazione? Ma, guarda, ma forse ha ragione, forse l'hanno ascoltato anche quelli della giuria dei Games Perché Award. Perché non ha fatto lo stesso tweet su Elden Ring quando l'ha visto? Perché Elden Ring di quale generazione? Ecco, Elden Ring ha confuso un po' tutti, perché tu non sai se è un gioco uscito nel 2012 o nel 2021 o 22 quando uscirà, non lo sai, è un gioco senza tempo, nel senso che è così retro game in se stesso che non sai in che anno sia, cioè, capito? Sì, che tra l'altro mi ha mandato un video in cui si vede che è palesemente... rotto come vabbè, tutti i soldi. Se non fosse rotto non lo comprerebbe nessuno. Giustamente. Mi raccomando. Cioè, wow, però... abbiamo fatto un gioco fixato. No, non sei From Software. Sì, guardate questa cosa che veramente è terribile. Questo sta un nemico da dietro al muro. Con ed è solo l'inizio, ragazzi miei. Però è vero, io dicevo, secondo me sta considerazione di Mottura l'hanno presa in carico anche ai Games Award. Infatti, a 60 fps è così un gioco della scorsa generazione Forza che non è stato ritenuto opportuno candidarlo al gioco dell'anno del 2021. Il succo è, ragazzi, ora che uscirà Halo, ok, è da quello che abbiamo visto, Halo campagna, perché Halo multiplayer è già uscito, e ci diranno che graficamente fa cagare,
perché purtroppo, ragazzi, è così. Halo non è un titolo propriamente next gen, perché anche lui è cross gen. E uscirà Elden Ring, di cui abbiamo visto quasi tutto. Voglio vedere quante persone si ricorderanno di quanto, appunto, fa schifo, di quanto la grafica, fa schifo di la grafica di Elden Ring dopo che sarà uscito Halo. Vabbè, ma tu la lore, la cosa, la lore che vi inventate voi, perché Miyazaki non sa che cazzo ha scritto, non lo sa nessuno. Poi c'è Martin, figurati, ci sarà la zuppa all'aglio? Cioè, se leggete i libri del Trono di Spade, pieno di cibo così, e di fatti così, e di gente che muore così. Ma il punto, sapete qual è? Che anche Halo ha una grande lore. Grandissima lore! Gigantesca lore! Vabbè, però calmati. Perché tanto lo sai che succederà. Che succederà? Che cosa che succederà? Oh, my God.